un doppio ruolo per te, da candidato e da portavoce. Come fare il portavoce di Cateno De Luca? Ragazzi, io farò il portavoce del Movimento Sicilia Vera e ovviamente creato appunto da Cateno De Luca. Lui non ha bisogno di, come dire, qualcuno che gli definisca la strategia di comunicazione, cioè anzi da imparare. Però per lui è stato un elemento anche di trasparenza, talmente siamo trasparenti che metto una iena come portavoce. È un messaggio quello che abbiamo lanciato e che stiamo lanciando alla nostra terra Sicilia. Come dice lui, lo sfratto è già partito. Iniziano a preoccuparsi, iniziano a tremare, perché ovviamente non siamo prezzolati, non abbiamo ovviamente, non siamo comprati, non ci possono comprare, ci hanno provato con me, hanno offerto di tutto, ruoli, posti di lavoro, poltrone, ho detto di no. Oggi dico di sì a Cateno De Luca perché non mi ha offerto praticamente nulla, cioè soltanto quello di voler cambiare la nostra terra. Noi ci siamo contattati quasi per scherzo, come si fa tra fanciulli, lui lo è per età, io lo sono per indole, e quindi un messaggino, uno scambio. Poi c'è stato anche un amico in comune di Messina, sono molto amici con lui, dice: ma perché alla fine non ti incontri, forse viene qui a trovarmi? Ho detto: guarda, io verrei, tanto se mi registrano non c'ho niente da nascondere. E abbiamo mangiato una pizza dove ci siamo confrontati e lì lui mi ha svelato qual era il suo sogno. E quello dice: io voglio contribuire a cambiare questa terra, perché se no me ne vado. D'altronde io ho un contratto di lavoro che mi permette di vivere a Roma, a Milano, ovunque. Continuo a rimanere qui perché ho i miei affetti, sì, ma io amo la mia terra. Il buon Musumeci ha semplicemente avuto e subito le conseguenze dei fasti del palazzo. Pare che ci sia una leggenda maledetta: chi diventa presidente quasi esce pazzo, ma non pazzo come lo intendiamo noi, intendiamo pazzo nel senso che si scollega dalla quotidianità e dalla realtà. C'è questo delirio di onnipotenza che Musumeci ha incarnato bene, non solo perché nel DNA il ventennio ovviamente è al cubo, ma proprio perché a questo si è aggiunto esattamente l'effetto, l'oppio del palazzo. Fare il sindaco invece significa avere il contatto con la realtà minuto per minuto. Questo è sindaco di Sicilia.